vi farò vedere una tecnica innovativa che utilizziamo nella riparazione tissutale. Le terapie chirurgiche nella vitiligine vengono utilizzate ovviamente quando la malattia è stabile, da almeno 6-12 mesi. Deve essere ovviamente una malattia localizzata e che non ha risposto a terapie precedenti, quindi terapie topiche o fototerapia. La letteratura ci dice che la vitiligine segmentale comunque dà esiti sia per quanto riguarda la ripigmentazione che comunque esiti post-chirurgici migliori rispetto a quella non segmentale, e abbiamo visto che anche abbiamo migliori risultati con un'aggiunta di fototerapia successiva. Sicuramente i criteri che dobbiamo valutare sono l'età del paziente, se visto che nei soggetti soprattutto giovani al di sotto di 15 anni abbiamo i migliori risultati, la stabilità della malattia, quindi abbiamo detto 6-12 mesi, le dimensioni piccole e le sedi. Sicuramente la sede del volto, la sede del collo e anche del tronco si è visto che rispondono meglio. È importante il fototipo, fototipi più scuri rispondono meglio, e la tecnica chirurgica ovviamente dipende anche dalle disponibilità economiche, alcune tecniche sono abbastanza costose. Il pretrattamento che viene fatto di solito è una dermabrasione in anestesia locale o l'utilizzo anche di laser ablativi. Gli effetti avversi che possiamo avere sono l'iperpigmentazione, una depigmentazione periferica, il fenomeno Cobblestone, quindi l'aspetto non di una pigmentazione non regolare, il rischio di rigetto e la formazione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. In alcuni casi più rari c'è la possibilità anche di infezione. E qui vedete le tecniche che vengono maggiormente utilizzate, il punch grafting o mini punch grafting, quindi il prelievo in anestesia locale di un punch di solito dall'interno coscia o dal gluteo, che poi viene messo nella zona pretrattata. Il split thickness graft, che è un pochino più sottile rispetto al solito innesto a spessore parziale, che però non è sempre facile da applicare e può dare una depigmentazione periferica e infezione o anche esiti cicatriziali non troppo interessanti. Il suction blister grafting, che in inglese dicono è un time consuming, un tipo di metodica un pochino lunga, e c'è sempre anche la difficoltà di applicare questo tipo di innesti epidermici. Gli innesti invece di sospensioni cellulari esistono quelle in coltura e quelle non in coltura. Quelle in coltura necessitano di solito 15-20 giorni, vengono trattate con fattori di crescita e poi applicate. Quelle invece non in coltura esistono anche dei kit che vi farò vedere che possono essere facilmente utilizzati in ambulatorio. E qui vedete alcuni risultati. Ad esempio nel punch grafting abbiamo questa pigmentazione spesso non regolare, mentre risultati sicuramente più interessanti li vediamo nelle colture di melanociti autologhi e quelle anche non in coltura e negli innesti autologhi di epidermide. Lo studio delle tecniche di espansione è molto importante, basato sul concetto che ha sviluppato MIC, è un concetto che noi utilizziamo anche nella riparazione tissutale. Più corta è la distanza tra gli innesti, maggiore è la migrazione epiteliale anche dei melanociti e il potenziale di rigenerazione. E qui lo vedete proprio dai piccoli quadratini, quindi abbiamo una possibilità di rigenerazione cellulare migliore. Questo ha portato allo sviluppo di varie tecniche di espansione, quindi la possibilità di fare un piccolo prelievo e coprire delle zone molto più ampie. Questo ad esempio viene utilizzato nell'ustione, la possibilità di fare un prelievo magari di un centimetro e andare a coprire 80 centimetri quadrati. E questi sono i kit di cui vi parlavo prima, i kit per sospensioni cellulari. Questi sono alcuni presenti in commercio, che sono Restel, Expansion e VT-Cell. Si caratterizzano tutti da dei dermotomi precalibrati in anestesia. Noi facciamo una piccola anestesia locale, preleviamo un piccolo innesto di circa un centimetro, che poi viene pretrattato con la tripsina. Nel caso di Expansion non viene pretrattato, ma viene tritato con un piccolo tritatore e abbiamo una sospensione che poi viene applicata con una medicazione non aderente.
L'argomento invece di oggi è quello degli innesti epidermici frazionali. Questo è un dispositivo che c'è già da qualche anno, un dispositivo americano. È un sistema automatizzato minimamente invasivo che ci permette di ottenere questi innesti epidermici frazionali. Cosa particolare è che non viene fatta l'anestesia, il paziente sente soltanto un pochino di calore nella zona pretrattata. Le indicazioni sono ustioni, ferite acute e croniche, però ovviamente di piccole dimensioni, e la vitiligine è stabile ovviamente da almeno 12 mesi. E qui vedete come è fatto questo dispositivo, c'è l'unità di controllo che determina questa pressione negativa e il calore, e poi c'è una manopola in cui viene messo il dispositivo, l'arbester, che è monouso, che poi viene messo a livello dell'interno coscia. Nella figura al centro vedete questi micro innesti di epidermide, c'è proprio un distacco tra il derma e l'epidermide, e a livello istologico vedete è costituito da tutti i cheratinociti e i melanociti dell'epidermide. Sono stati fatti vari studi per valutare ovviamente la vitalità cellulare. Questa è una valutazione a due ingrandimenti con la microscopia a fluorescenza. Faccio vedere com'è la procedura. Questo nel caso delle ferite difficili, quindi abbiamo detto una ferita di piccole dimensioni, si mette il dispositivo a livello dell'interno coscia, che viene deterso con soluzione fisiologica, vengono rimossi i peli. Nella parte del manipolo si vede la formazione di queste microcalottine in 30-40 minuti, poi avviene l'acquisizione con una medicazione non aderente, di solito una medicazione che contiene silicone, poi viene applicato a livello della ferita e si attua la medicazione adeguata. Nelle ferite noi abbiamo visto una cosa molto interessante. Questo è un caso ad esempio di puntura di ragno, era una ferita ormai cronica da 6 settimane, e vedete la guarigione dopo 3 settimane dal trattamento. Abbiamo visto che nella fase finale della guarigione porta a una guarigione uguale delle ulcere atipiche e delle ulcere tipiche. Di solito le ulcere atipiche sono molto più lenti a guarire. La procedura nella vitiligine è simile, quindi applichiamo sempre a livello dell'interno coscia il manipolo, aspettiamo la formazione delle microcalotte, e la zona ipocromica la possiamo pretrattare come avevamo fatto noi in anestesia locale e con un curettaggio, ovviamente, o con dei laser ablativi per togliere l'epidermide. Poi viene acquisito l'innesto e applicato nella zona da trattare. E qui vedete un ingrandimento di questo prelievo, di queste microcalottine di epidermide. Vedete anche la differenza tra i vecchi innesti epidermici, che comunque necessitano comunque di tanto tempo, ci può essere un sanguinamento, c'è la difficoltà comunque di applicazione di questo tipo di innesti. Cosa interessante, l'area donatrice guarisce in 2 settimane senza esiti iperpigmentari e senza cicatrici. Su questo abbiamo fatto un piccolo articolo, una piccola case series su dei pazienti che abbiamo trattato con vitiligine stabile. Erano pochi pazienti, una casistica iniziale, 5 pazienti, vedete, con un'età che andava dai 23 ai 67 anni. E vedete qui l'attecchimento comunque di queste microcalottine sia a livello clinico che a livello dermoscopico. In un paziente abbiamo visto già dopo un mese praticamente una ripigmentazione del 100%, negli altri abbiamo dovuto ovviamente aggiungere la fototerapia per migliorare la ripigmentazione, con un risultato però di ripigmentazione dal 50 al 75%. E qui vedete il caso in cui abbiamo avuto questa ripigmentazione del 100% dopo un mese dalla terapia. Quindi per concludere, questo è un tipo di sistema automatizzato minimamente invasivo per innesti epidermici frazionali. Ovviamente la vitiligine deve essere stabile, è utile perché non c'è un utilizzo dell'anestesia, non abbiamo dolore, non c'è il rischio del fenomeno di Kebner.
va fatto ovviamente un pretrattamento, quindi un curettage, una laser terapia ablativa prima del trattamento. La ripigmentazione, come avete visto dei risultati, è più omogenea e è utile nei casi che non rispondono aggiungerci ovviamente anche un trattamento con la fototerapia. E vi ringrazio.